Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Sasso Corvaro, siamo alla Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvaro, dove fra un po' nel teatro si terrà lo spettacolo La nostra voce non è un eco, la voce, la musica, l'anima inascoltata delle donne, un tema importante che verrà affrontato con questo spettacolo che vi invitiamo a seguire con noi, ve lo faremo scoprire dalla musica, dai suoni, dalle immagini e anche dalla viva voce dei protagonisti che andremo ad ascoltare più tardi. Con il sindaco di Sasso Corvaro Auditore, Daniele Grossi, padrone di casa questa sera, orgoglioso padrone di casa per ospitare uno spettacolo così importante nel teatro così bello della Rocca Ubaldinesca. Sì, ci troviamo all'interno della Rocca Ubaldinesca, nel teatro della Rocca, uno dei 72 teatri storici delle Marche, nel nostro gioiello prezioso, e questa sera accoglierà uno spettacolo musicale interamente dedicato alle donne. E ringrazio Elena Generali e tutto il suo staff musicale per questa bellissima serata proprio pensata per le donne in questo brutto momento che la nostra società sta attraversando. C'è bisogno di parlare, c'è bisogno di dialogare, c'è bisogno di parlarne in tutti gli ambienti, perché questa società, la nostra comunità ha bisogno di persone buone, di persone educate, di persone civile ovunque, nel posto di lavoro, nelle famiglie, nelle comunità. Bisogna ricordarsi delle 107 Giulie, purtroppo, che sono venute a mancare nel 2023 per mano di uomini. Quindi qui è arrivato veramente il momento di ripensare a una nuova comunità, una nuova società che riparte proprio dalle basi, dal rispetto, dall'educazione. E quindi ognuno di noi ha il compito di correggere, educare e richiamare. Non dobbiamo voltarci mai dall'altra parte e dobbiamo sensibilizzare sicuramente i giovani a denunciare, a far squadra, a non far sentire sbagliata quella persona che ha paura di denunciare, perché a volte le persone non denunciano per la paura. Invece quella persona non si dovrà mai sentire sola, perché deve avere l'appoggio di una comunità, e noi siamo qui per questo. Oggi insieme alla comunità sono orgoglioso, sì, ma soddisfatto di vedere tanta gente, perché dobbiamo continuare a seminare ogni giorno, perché la violenza e la violenza di genere e le violenze, perché purtroppo di violenza ormai ce ne sono tante, che colpiscono i giovani, i meno giovani, le donne, il cyberbullismo, quindi dobbiamo rieducare le nuove generazioni, ma non solo, ma anche questa generazione di metà anni che si è persa, e quindi dobbiamo insieme ricostruire le basi della nostra società, che si devono veramente basare sul rispetto e sull'educazione. Quindi oggi noi qui stiamo per ricordare le 107 vittime del 2023, per dire mai più Giulia, per dire mai più femminicidi, per dire che siamo una comunità e dobbiamo tornare persone, e uomini e donne. Quindi che sia anche questo un messaggio di speranza, di una nuova società, di una ricostruzione. Quindi abbiamo voluto, insieme a tutta l'amministrazione che ringrazio, abbiamo voluto questo evento. Avevamo, vi dico, anche pensato già da tempo altri eventi, ce n'è stato uno con le scuole, perché è importante parlarne con i giovani, ma parlarne anche nelle famiglie, parlarne sempre, non aspettare il dramma per parlarne, ma parlarne, perché purtroppo forse è colpa di questa società alienante, forse è colpa che di questi disturbi che stanno aumentando, quindi bisogna riconoscerli in tempo, bisogna avere gli strumenti per riconoscerli, per far capire a quella persona che forse ha bisogno di essere aiutata. Quindi bisogna parlarne ovunque. Abbiamo fatto già altri eventi, come amministrazione siamo soddisfatti, perché riteniamo che questa sia la strada giusta. Quindi ringrazio veramente tutto il Consiglio Comunale per il sostegno, ringrazio l'Associazione Andromeda che stasera ci ha veramente aiutato nella collaborazione di questo bellissimo evento, ringrazio i volontari della Proloco, ringrazio la Cantina Guerrieri che poi a fine serata ci offrirà un brindisi, e sarà un momento conviviale dove le persone
con un sorriso forse si guarderanno negli occhi con un messaggio nuovo, una speranza nuova proprio anche a ridosso del Natale, che sia veramente un anno di rinascita per tutti. Inoltre ringrazio i responsabili e i referenti qui dello sportello antiviolenza di Pesaro, ringrazio l'ambito 1 e l'ambito 5 per quello che si fa durante l'anno e quindi anche per il ruolo fondamentale che ha lo sportello antiviolenza, che ha sede a Pesaro, ma che è uno sportello sostenuto da tutti gli ambiti territoriali. Inoltre questa sera la cosa bella è che sono presenti le ragazze del progetto Meraki, che arrivano dal liceo scientifico di Pesaro, che hanno realizzato insieme alla loro insegnante un anello, l'anello della donna per le donne. Quindi questo anello, che ormai è in circolazione da più di un anno, sta raccogliendo i fondi da destinare ed evolvere allo sportello antiviolenza di Pesaro. Questa sera verrà presentata una special edition di un anello pensato proprio per il Natale e tutti quelli che vorranno contribuire ad acquistarlo sanno che il ricavato andrà devoluto allo sportello antiviolenza. Quindi io ringrazio anche la scuola e ringrazio le ragazze e il gruppo delle Meraki per questa bellissima iniziativa e idea. Siamo con Stella Grassetti, coordinatrice del Centro Antiviolenza, un modo speciale, molto suggestivo per sottolineare un tema così importante. Sì, certo, noi siamo sempre a sensibilizzare i cittadini e quindi ci muoviamo in tutto il territorio provinciale perché secondo noi è importante portare la voce del Centro Antiviolenza a tutti. Di fronte a situazioni come questa, parliamo di spettacoli così di successo, con tanto pubblico, la sensazione è quella che questi messaggi comincino ad arrivare. In realtà, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio importante e, se vogliamo, privilegiato, questo messaggio arriva o comunque ancora fatica? Arriva sicuramente, noi lo vediamo attraverso i dati, sempre più donne fanno accesso al nostro servizio. Questo non significa che nella nostra provincia ci sia più violenza, ma significa che finalmente i cittadini sanno e sanno dare suggerimento giusto ai servizi a cui accedere per le donne vittime di violenza. Per cui paradossalmente il fatto che se ne parli di più non vuol dire necessariamente qualcosa di negativo, ma vuol dire semplicemente che il fenomeno sta emergendo. Certo, sì, è un fenomeno che credo sia ancora molto sommerso e quindi il fatto che ne parliamo vuol dire dare la possibilità alle donne di accedere a questo servizio per sostenerle nel percorso di uscita o di non uscita dalla violenza, come spiegherò dopo. Cogliamo l'occasione della telecamera, del pubblico di Rossini TV, per dare qualche coordinata per chi, ahimè, avesse necessità di rivolgersi a voi. Il numero da fare è il 1522, in situazioni di non urgenza. Ovviamente in situazioni di emergenza bisogna chiamare le forze dell'ordine sempre. Siamo con Simonetta Ventura, presidente dell'associazione Andromeda Montefeltro. Cogliamo l'occasione di essere di fronte alla telecamera di Rossini TV per raccontare ai nostri telespettatori che cos'è Andromeda Montefeltro e perché siete a questo spettacolo. Buonasera a tutti. Andromeda Montefeltro è un'associazione che appunto abbraccia la zona del Montefeltro. È un'associazione di volontari che si occupa principalmente di comunicare in maniera fattiva anche attraverso eventi l'importanza della prevenzione dei tumori femminili e in particolare del tumore al seno. Andromeda è parte della più grande famiglia di Europa Donna, che fa capo alla Fondazione Veronesi di Milano come associazione fondatrice della delegazione di Europa Donna Marche, questo sempre dal 2021, quindi da 2 anni. Cosa facciamo qua? Stasera collaboriamo, non in via del tutto eccezionale, perché chi ci conosce lo sa già, collaboriamo fondamentalmente con Elena Generali, questo è ovvio, lo spettacolo ideato, costruito da lei e dai suoi collaboratori, ma anche con il Centro Antiviolenza di Pesaro, e proporremo
quello che è stato un progetto di una professoressa con un gruppo di ragazze, che è questo anello che sto indossando anch'io, nato da questa idea del fiocco simile a quello appunto rosa della prevenzione dei tumori femminili, in particolare del tumore al seno, e rosso della lotta contro la violenza sulle donne, o comunque più in generale della violenza di genere. Siamo felicissimi perché siamo ospitati nel Teatro della Rocca Ubaldinesca a Sasso Corvaro. L'amministrazione comunale ha colto da subito l'occasione e comunque ci ha supportato nell'organizzazione di questo evento, in collaborazione con ovviamente altre associazioni del territorio, compresa la Proloco, compreso l'ambito sociale, la TS1 Pesaro, ovviamente, che fa capo al centro antiviolenza, e altri supporter privati. Con Roberto Brugnettini, presidente Proloco Sasso Corvaro, presidente, momenti importanti per un teatro come questo della Rocca, che oggi ospita uno spettacolo non solo denso dal punto di vista dei contenuti, ma anche esteticamente ineccepibile. Sì, siamo molto contenti di ospitare uno spettacolo di questo genere, non solo per appunto i contenuti dello spettacolo, ma soprattutto per i contenuti riguardanti tutta la problematica delle donne. E quello che sta succedendo ultimamente ci ha fatto propendere proprio a dare una mano a questo spettacolo che riteniamo molto importante sotto questo aspetto. La Rocca, oltre a questo spettacolo, ne ospita vari, ne ospita parecchi, e siamo contenti di quello che sta succedendo dentro il piccolo teatro della Rocca, che è un piccolo gioiello dell'Ottocento. Un teatro che abbiamo avuto modo di scoprire e far scoprire quando è stata presentata la guida ai teatri storici, nei quali sono appunto inclusi i teatri più importanti e meglio conservati del nostro territorio, tra cui questo. Un teatro, allora, ci dite, che ha una sua vita, una sua vitalità in quanto a contenuti e in quanto a programma. Sì, ha una sua vitalità, pur essendo un teatro molto piccolo, anche se molto bello. Siamo molto contenti di far parte appunto del gruppo dei teatri che la Confcommercio ha provveduto a sponsorizzare, però diciamo che prima del Covid viaggiavamo a quasi 40-50 manifestazioni all'anno. Stiamo riprendendo adesso, abbiamo già fatto l'anno scorso la prima stagione teatrale, quest'anno la ripeteremo, ma il teatro ospita anche presentazioni di libri, presentazioni di film, quindi varie cose. È molto attivo come teatro. Siamo con Elena Generali, lo spettacolo è appena finito, lei è la direttrice artistica, la pianista e, se ho capito bene, anche l'ideatrice di questo spettacolo. Esatto. Allora, grande fortuna per tutti quelli che hanno affollato il teatro, e noi però siamo qua per raccontarlo anche ai telespettatori di Rossini TV, per cui raccontiamo un po' il tuo spettacolo. Questo spettacolo vuole dare voce alle donne, alla realtà femminile. Appunto, abbiamo canti di varie parti del mondo, di vari compositori del mondo, canti russi, canti spagnoli, canti italiani, francesi. Dunque la donna testimonia in questo canto, dapprima la prima parte è costruita sui canti d'amore, quindi la donna e l'amore, come si rapporta, come attende il momento dell'incontro. La seconda parte, invece, è riservata a questa collezione di canti, Cinco Canciones Negras di Mon Savage, questo compositore spagnolo, che appunto testimoniano la violenza nei suoi molteplici aspetti. Infine, la terza parte, la parte delle tre paladine della libertà, così l'ho voluta intitolare,
testimonia la realtà di tre protagoniste di opere liriche, che ognuna con le proprie sfumature, le proprie sfaccettature, riesce a liberarsi, a dare appunto voce alla propria interiorità, al proprio amore e alle proprie convinzioni, le proprie ideologie. Dunque, un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, questo spettacolo ha dei video autoprodotti da me in collaborazione con il regista Adriano Razzi e non vi svelo altro, vi attendo alle prossime repliche di La nostra voce non è un eco. Qualcos'altro però sveliamolo, sveliamo per esempio che Elena Generali è sul palco dall'inizio alla fine, non scende mai, suona sempre e suona sia accompagnando le voci bellissime delle cantanti che poi citerai, esatto. e anche un mix di video imperniati su strati di film che riportano scene di grande violenza. Quello è un momento molto alto dello spettacolo nel quale la musica serve proprio per tenere desta la tensione, altrimenti sarebbero solo una sequenza di scene violente. E vogliamo citare allora le altre artiste che ti hanno accompagnato in quest'opera e poi anche farci capire com'è nata l'idea di questo brano musicale accompagnato da queste immagini così terribili che però la musica riesce quasi a far accettare. Allora, partirei citando le mie preziose collaboratrici. Dunque, come soprano abbiamo Nuray Shalman, cantante kazaka, studentessa ora del Conservatorio Verdi di Milano. Poi abbiamo Martina Sarnella, studentessa del Conservatorio Rossini, contralto. Infine, la partecipazione preziosa, nonché voce narrante di vari estratti dello spettacolo, Elisabetta Maddalena Cordella. Dunque, parlerei appunto di queste scene di violenza accompagnate dallo splendido momento musicale numero 3 di Rachmaninoff. Quest'idea mi è sorta volendo ribaltare la scena, la sequenza di baci del film Nuovo Cinema Paradiso. Questa volta in chiave drammatica, in chiave violenta. Quindi testimoniare nelle varie epoche e nelle varie culture, perché ci ho tenuto anche a inserirci estratti da serie coreane, spagnole, eccetera, e testimoniare la violenza ritratta nel film, quindi sublimata dal meraviglioso momento musicale di Rachmaninoff, appunto, mio autore preferito. A questo punto, se so l'effetto che fanno queste cose sui telespettatori di Rossini TV, posso dire che siamo riusciti a incuriosirli, per cui sicuramente tenete accesi i radar, perché appena vedrete pubblicizzato questo spettacolo, non perdete tempo, andate subito a prendere e a prenotare un posto. Vi aspettiamo, grazie mille.